La nuova gamma di media potenza Lamborghini. La nuova gamma di trattori Lamborghini di media potenza, i 674-70, 774-80 e 874-90 Grand Prix, si presenta ricca di importanti innovazioni tecnologiche. Il nuovo cambio, con la Power Speed a 40 velocità avanti e 40 retromarce, la presa di potenza economica ed il nuovo gruppo sollevatore presa di potenza frontale offrono importanti benefici economici grazie ai risparmi di tempo e gasolio che permettono di realizzare. La cofanatura motore in lamiera pre-rivestita in zinco mantiene elevato nel tempo il valore dell'investimento. I freni indipendenti sulle quattro ruote accrescono la manovrabilità e quindi la produttività del trattore. Infine, i comandi elettroidraulici, l'accresciuto comfort e la maggiore ergonomia, agevolando le attività del conducente, rendono più razionale e in definitiva più produttivo il lavoro dell'agricoltore. Passiamo in rassegna ad una le innovazioni tecnologiche della nostra nuova gamma di media potenza. Il Power Speed è il nuovo riduttore di velocità che viene innestato sotto carico, senza premere il pedale della frizione, azionato da un comando elettroidraulico mediante un pulsante a due posizioni posto sulla leva stessa del cambio. Inserendo il rapporto ridotto si ha una riduzione di velocità del 17% in qualunque marcia ci si trovi. Si inserisce così una mezza marcia tra due marce contigue. Perciò il numero di velocità viene raddoppiato. Dalle 20 avanti più 20 retromarce del cambio 40 km all'ora si passa alle 40 avanti più 40 retromarce. Dalle 15 avanti più 15 retromarce del cambio 30 km all'ora si passa alle 30 avanti più 30 retromarce. La realizzazione meccanica di base è costituita dal cambio tradizionale, a valle del quale viene montato il gruppo riduttore ad innesto elettroidraulico, Power Speed. Esso consiste di due ruotismi epicicloidali alternativamente inseriti dall'azionamento di due frizioni idrauliche a dischi multipli, che consentono il passaggio dalla marcia normale a quella ridotta e viceversa, sotto carico, senza l'uso della frizione motore-cambio. Essendo poi in bagno d'olio, i dischi delle frizioni del Power Speed sono esenti da usura e surriscaldamento. Descriviamo ora il funzionamento del Power Speed, aiutandoci con degli schemi nei quali, per semplicità, è stata rappresentata una sola delle due frizioni idrauliche. Quando si vogliono ottenere le velocità ridotte del 17%, non viene inviato olio in pressione alla frizione, che risulta così disinnestata. L'albero di trasmissione alle ruote è mantenuto in rotazione a velocità ridotta attraverso il solare A, solidale con l'albero cavo del cambio, i satelliti S e il solare B, solidale con l'albero di trasmissione alle ruote. Quando invece si desidera la velocità normale, la frizione viene innestata elettroidraulicamente con olio in pressione. In tal modo, l'albero del cambio, i solari A e B, i satelliti S e l'albero di trasmissione alle ruote girano alla stessa velocità. Per motivi di massima sicurezza viene sempre mantenuto un collegamento meccanico tra il motore e le ruote posteriori. Quando il motore è spento, un sistema di molle a tazza mantiene inserito il rapporto ridotto. È questa una sicurezza per lo stazionamento del trattore e permette anche di avviarlo se le batterie sono scariche. Inoltre, in caso di avaria dell'impianto idraulico, non viene interrotta la continuità della trasmissione. Esigenza questa particolarmente sentita nelle discese. I principali benefici operativi del Power Speed sono legati alle due sue formidabili capacità. Il raddoppio del numero di velocità a disposizione. Il passaggio dalle velocità normali a quelle ridotte e viceversa, sotto carico, senza premere il pedale della frizione. Grazie al raddoppio del numero di velocità, offrendo una più ampia scelta di combinazioni di velocità di avanzamento, regime motore, coppia motrice, si permette, per ogni condizione di lavoro, di scegliere la combinazione ottimale fra produttività e costi di esercizio. Per esempio,
Nel campo di velocità da 2 a 10 km all'ora, il più usato nelle lavorazioni agricole, si dispone ora di ben 19 velocità. Non si verifica perciò che una velocità sia troppo lenta, mentre a quella superiore la potenza sviluppata non sia sufficiente. Infatti, avendo a disposizione la mezza marcia, si avanza sempre alla giusta velocità, sfruttando appieno la potenza del motore. I benefici operativi sopra descritti non sarebbero valorizzati al massimo se il passaggio alla velocità ridotta e viceversa non avvenisse sotto carico, senza premere il pedale della frizione. Infatti, pur avendo a disposizione la mezza marcia, in molti casi il premere il pedale della frizione, interrompendo così la trasmissione alle ruote, può provocare l'arresto del trattore. Analizzando alcune lavorazioni tipiche, si può facilmente comprendere quali importanti incrementi di produttività siano realizzabili grazie al Power Speed e quindi quanto siano significativi i benefici economici ottenibili. Durante le lavorazioni pesanti del terreno, variazioni di compattezza o di pendenza del terreno richiedono che si cambi velocità. Al solo premere il pedale della frizione, il trattore si arresta e non solo si perde tempo, ma si creano anche buche nel terreno quando si riparte. Ci si vedrebbe pertanto costretti a compiere l'intera passata ad una velocità inferiore, con conseguenti perdite di tempo e consumi più elevati. Invece, cambiando velocità sotto carico col Power Speed, senza interrompere la trasmissione alle ruote, viene evitato il rischio di arrestare il trattore e si può innestare la mezza marcia ogni volta che sia richiesta. Nei livellamenti, inserendo sotto carico il rapporto ridotto, si incrementa la coppia durante la fase di riempimento della lama della livellatrice. Passando poi sotto carico al rapporto normale, si aumenta la velocità durante lo svuotamento. Per i lavori nelle colture a filari, si inizia il lavoro interfilare con una velocità bassa. Quindi, una volta indirizzato il trattore, si innesta, sotto carico, la velocità normale. Per superare possibili ingolfamenti, durante la falciatura, la condizionatura o l'imballaggio, si inserisce il rapporto ridotto sotto carico senza ridurre il regime della presa di potenza, né rischiare di arrestare il trattore. Per il carico del mais, del grano o del riso, il Power Speed permette al trattore di adeguarsi, sotto carico, alla velocità della mietitrebbiatrice. Infine, nei trasporti in salita con pesanti rimorchi, al variare della pendenza è necessario cambiare marcia. Con l'innesto sotto carico del Power Speed, questo avviene senza dover arrestare il trattore e quindi senza perdita di tempo, senza fatica e senza usurare la frizione. Oltre ai benefici qualitativi descritti, è semplice calcolare il beneficio economico. È ragionevole stimare che il Power Speed permetta di realizzare un risparmio di tempo del 10%, che su una base annua di impiego anche di sole 500 ore rappresenta ben 50 ore, che si traducono in un risparmio di gasolio di 250.000 lire e un risparmio di manodopera di 1 milione. In totale, ben 1 milione e 250.000 lire. Numerose attrezzature richiedono elevati regimi di rotazione con modesti assorbimenti di potenza. È questo il caso, per esempio, dei ranghinatori, degli span di concime o delle idrovore. Per sollecitare meno il motore e ridurre i consumi, è perciò desiderabile poter impiegare il motore del trattore a regimi intermedi. Per questo, la presa di potenza dei nostri nuovi trattori della gamma media è stata dotata di velocità economiche grazie all'aggiunta di un rapporto surmoltiplicato, che consente di raggiungere le due velocità standard alla presa di potenza, 540 e 1000 giri al minuto, anche a regimi motore ridotti del 25%. Semplicemente agendo sulla leva di selezione delle velocità normali o economiche, posta alla sinistra del conducente, è oggi possibile ottenere i 540 giri al minuto alla presa di potenza non solo con il motore a 2200, ma anche a 1700 giri al minuto, mentre i 1000 giri al minuto si ottengono sia a 2450 sia a 1900 giri al minuto motore. Il motore
Risulta così molto meno sollecitato. Gira infatti ad un regime inferiore del 25%. Il minor livello di rumorosità garantisce maggior comfort e i consumi diminuiscono di oltre il 15%, consentendo risparmi di almeno 200.000 lire all'anno. Un'altra importante novità è rappresentata dall'innesto elettroidraulico della frizione della presa di potenza. Alla frizione a dischi in bagno d'olio, esente per questo da usura e surriscaldamento, è stato accoppiato un comando di innesto elettroidraulico attivato mediante un commutatore a rotazione posto su una console alla destra del conducente. Per prevenire avviamenti della presa di potenza non desiderati, prima di ruotare il commutatore per l'innesto vero e proprio, questo va premuto. L'innesto elettroidraulico non richiede sforzi da parte dell'operatore e ne aumenta la velocità di operazione. Per modulare maggiormente l'innesto della presa di potenza è stato adottato un nuovo accumulatore idraulico di maggior volume che ha ridotto il tempo di inizio dell'innesto da circa un secondo a solo 0,3 secondi e, graduando l'innesto stesso, ha pressoché annullato i colpi dovuti ai giochi dell'attrezzatura. Ne derivano importanti vantaggi. L'innesto è dolce anche con attrezzi ad inerzia ridotta, evitando così shock meccanici sull'attrezzatura. Vengono recuperati i giochi presenti nelle attrezzature, evitando colpi in fase di innesto. Si possono avviare attrezzature ad elevata inerzia anche a regime motore ridotto, senza provocarne lo spegnimento. Si può ora innestare la presa di potenza accoppiata ad attrezzature anche ai minimi regimi motore. Tutti i nostri trattori a quattro ruote motrici, dai 60 cavalli in su, sono provvisti della frenatura integrale a comando idrostatico, con freni a dischi in bagno d'olio indipendenti sulle quattro ruote. Oltre alla maggior sicurezza, sfruttando ai fini dell'aderenza anche il carico sul ponte anteriore, si aumenta del 25-40% la forza frenante, si ha un notevole incremento in termini di manovrabilità, in quanto, frenando entrambe le ruote di un lato, si ottengono gli stessi raggi di volta dei trattori a due ruote motrici. In alcune circostanze, però, per non danneggiare il terreno quando è soffice, va bloccata solo la ruota posteriore. Questo si realizza escludendo il freno anteriore. L'esclusione dei freni anteriori avviene attraverso una valvola, da noi brevettata, regolabile su due posizioni. Per la massima sicurezza, tale esclusione non è operante quando per rallentare o arrestare il trattore vengono premuti entrambi i pedali per frenare tutte e quattro le ruote. Il nuovo gruppo sollevatore presa di potenza frontale, di disegno originale, è integrato nella struttura del trattore, il quale è stato predisposto per accoglierlo. Pertanto, l'installazione di questo gruppo avviene direttamente durante il montaggio del trattore in catena ed è comunque agevole l'installazione anche in tempi successivi. Con l'eccezione dei bracci di sollevamento, tutti gli organi del gruppo sollevatore presa di potenza frontale si trovano sotto cofano. Questo, oltre agli evidenti benefici di natura estetica, porta con sé un contenimento degli ingombri globali del trattore, in considerazione del fatto che i bracci del sollevatore possono essere asportati in non più di 20 secondi. La presa di potenza anteriore ruota a 1000 giri al minuto, al 90% del regime di potenza massima del motore, ed è innestata attraverso una frizione a dischi in bagno d'olio a comando elettroidraulico, attraverso un commutatore posto alla destra del conducente. È interessante osservare che l'aver utilizzato gli stessi particolari della presa di potenza posteriore non richiede altri pezzi di ricambio a magazzino. L'adozione del gruppo sollevatore presa di potenza frontale proietta il trattore verso un nuovo modo di lavorare, eseguendo lavorazioni combinate con attrezzature anteriori e posteriori, ottenendo in tal modo rilevanti benefici sia economici sia agronomici. La nostra proposta di un gruppo sollevatore presa di potenza frontale integrato nella struttura del trattore apre in modo definitivo il mercato, dimostrando la piena validità delle lavorazioni combinate.
Nei lavori di preparazione del terreno, l'abbinamento di un aratro anteriore ed uno posteriore, di un cisel anteriore e di una fresatrice posteriore, di un erpice rotante o di un irroratore anteriore con una seminatrice posteriore, assicurano importanti benefici agronomici, quali drastica riduzione del compattamento del terreno, miglior distribuzione dei pesi sui due assi e perciò maggiore aderenza. Altrettanto importanti sono i benefici economici, che costituiscono un vero e proprio ritorno dell'investimento. Riduzione del numero di passate necessarie, minor tempo impiegato e quindi risparmio di gasolio e manodopera. Nelle lavorazioni svolte durante lo sviluppo delle colture, l'utilizzo contemporaneo di un irroratore anteriore e di una fresa interfilare posteriore, come pure di uno spandiconcime anteriore e di un irroratore posteriore, permettono di effettuare due lavori contemporaneamente, con notevoli benefici agronomici e risparmi energetici. Questi trattori sono equipaggiabili anche con posto di guida reversibile, che assicura una maggior visibilità, a vantaggio di una miglior qualità del lavoro svolto e un minor stress del conducente. L'impiego poi di botti anteriori e posteriori aumenta notevolmente l'autonomia di lavoro. Nei lavori di fienagione, le lavorazioni combinate permettono di ridurre i tempi di lavoro, il compattamento del terreno, come pure il calpestamento del foraggio, evitando così inutili perdite di prodotto. Possono essere impiegate in combinata una falciatrice anteriore e una posteriore, falciando un fronte di ben 5 metri ad ogni passata, una falciatrice anteriore e un carro raccolta per il foraggio verde, una falciatrice anteriore e un voltafieno posteriore, infine un ranghinatore anteriore ed una rotopressa posteriore. Lavorare in retroversione con una falciatrice in asse col trattore garantisce inoltre un maggiore adattamento ai dislivelli del terreno, una manovrabilità più elevata ed una maggior visibilità. La guida reversibile è ancor più apprezzata nei lavori aziendali, quando si lavora ad esempio con una lama per la pulizia della stalla o per lo stoccaggio del trinciato in sili a trincea. La maggior visibilità e l'assetto naturale del conducente rendono il lavoro più agevole e incrementano la produttività. L'utilizzo poi di attrezzature come un retrocaricatore con terminali facilmente intercambiabili, quali benne per cereali o per inerti e forklift per lo stoccaggio dei prodotti, esalta ancora di più la versatilità e il risparmio, sia in termini operativi che di investimento. È immediato quantificare i benefici economici a cui si è fin qui accennato. Infatti, è possibile realisticamente stimare globalmente risparmi di tempo di almeno il 20%, grazie alla possibilità di lavorare in combinata e dal modo razionale di operare in un senso di marcia o nell'altro, a seconda delle esigenze di lavoro, con maggior visibilità sulle attrezzature e minor stress per il conducente. Su una base annua di 1000 ore, il 20% di risparmio di tempo equivale a ben 200 ore, che tradotte in manodopera rappresentano un beneficio di 4 milioni di lire. Ipotizzando poi che mediamente venga impegnato il 75% della potenza massima del motore, si ottiene un risparmio di gasolio di circa 2500 litri, pari a 750.000 lire, a cui va sommato il risparmio derivante dalla minor usura dei pneumatici, per circa 250.000 lire. In totale si risparmiano almeno 5 milioni di lire ogni 1000 ore di lavoro. A questo beneficio economico può essere aggiunto anche quello conseguente alla riduzione dei costi di ammortamento, grazie alla possibilità di impiegare il trattore anche per usi non agricoli, quali gli scavi e il movimento terra, il decespugliamento dei cigli stradali, le disinfestazioni dei viali alberati e lo sgombero della neve.
Oltre che per le attrezzature anteriori, il nuovo sollevatore frontale si presta anche per una rapida e facile zavorratura del trattore. Infatti, abbiamo brevettato un pacchetto modulare di zavorre, di peso variabile da 140 a 420 kg, ad aggancio rapido dal posto di guida, montato sull'attacco a tre punti anteriore. L'intervento da terra è richiesto solo per collegare il terzo punto e l'intera operazione viene compiuta senza sforzo da parte del conducente in soli 30-40 secondi. Oggi l'agricoltore vuole lavorare il più confortevolmente possibile, perché in tal modo la produttività del lavoro aumenta. Per questo abbiamo arricchito di importanti innovazioni in termini di ergonomia, comfort e maneggevolezza i nostri trattori di media potenza. Molti comandi meccanici sono diventati elettroidraulici. È il caso dell'innesto delle frizioni delle prese di potenza anteriore e posteriore, ma anche dell'innesto della doppia trazione o del bloccaggio dei differenziali anteriore e posteriore, che è ora azionato premendo due pulsanti posti sulla console alla destra del posto di guida. Grazie alla dolcezza del comando vengono eliminati gli sforzi del conducente, ma soprattutto l'azionamento elettroidraulico incrementa la rapidità di intervento. Questo è ancor più pagante quando ragioni di sicurezza richiedano un pronto bloccaggio dei differenziali o un immediato innesto della doppia trazione. L'impiego di caricatori e attrezzature anteriori per le lavorazioni combinate del terreno, appesantendo il ponte anteriore, rende meno maneggevole il trattore. Per questo abbiamo equipaggiato i nostri nuovi trattori con una guida idrostatica potenziata attraverso l'aumento della pressione dell'impianto e del diametro del cilindro dei martinetti. Globalmente, la potenza sterzante aumenta di ben l'85%, ottenendo così un'elevatissima maneggevolezza con forti carichi sul ponte anteriore anche ai bassi regimi motore. Inoltre, per garantire il miglior assetto di guida, il volante è regolabile tanto in inclinazione come in altezza. Per offrire una maggior visibilità anteriore, la presa d'aria del motore e il silenziatore di scarico sono stati posizionati sotto cofano. Il condizionatore è stato installato all'esterno, nella parte posteriore del tetto della cabina, dove, avendo un miglior rendimento termico, perché scambia calore con aria più fresca, garantisce il raggiungimento della temperatura desiderata in cabina in tempi inferiori del 25%. Infine, un ricco cruscotto a monitoraggio completo, check panel, permette di tenere costantemente sotto controllo tutti i parametri di funzionamento del trattore. Tutte queste innovazioni consentono al conducente non solo una guida più rilassata, ma anche un alleggerimento delle sue attività, affinché possa facilmente dedicarsi con precisione anche alle lavorazioni combinate del terreno e comunque a quelle più impegnative. Per eliminare in modo definitivo il problema della corrosione, abbiamo adottato soluzioni tecnologiche d'avanguardia. Le parti maggiormente esposte all'attacco corrosivo, cofanatura motore, soggetta ad alte temperature, sono state realizzate con lamiera prerivestita in zinco, che assicura una definitiva barriera contro la ruggine anche nei punti di saldatura e di giunzione delle lamiere o in caso di graffi ed ammaccature. Prima della verniciatura, le lamiere vengono sottoposte a fosfatazione per una migliore adesione della vernice. Quindi l'antiruggine è applicata mediante cataforesi, un processo di elettrodeposizione in bagno che garantisce che anche i punti più difficili da raggiungere vengano protetti dalla vernice. A spruzzo vengono poi applicati, mediante sistemi robotizzati, due strati di smalto. Dopo ciascuna applicazione avviene l'essiccazione in forno. Per i cerchioni, continuamente esposti a colpi di pietre, graffiature e sfregamenti dovuti ai frequenti montaggi e smontaggi, dopo i trattamenti di fosfatazione e cataforesi, la vernice viene applicata sotto forma di polvere, mediante elettrodeposizione. Dopo l'essiccazione in forno, la vernice dei cerchioni resiste a colpi e sfregamenti, proteggendo totalmente la lamiera sottostante.
Le viti di fissaggio dei cerchioni e quelle esterne della carrozzeria sono state sottoposte a trattamento anticorrosivo Dacromet con zinco e cromo. I fori, anche quelli passanti, sono stati chiusi con tappi in gomma e tutti gli interstizi fra lamiere della carrozzeria sono stati sigillati con polivinilcloruro per prevenire ristagni d'acqua, possibile innesco di corrosione localizzata. Grazie a queste efficaci ed innovative azioni contro la corrosione, Lamborghini, mantenendo elevato nel tempo il valore del trattore, offre all'agricoltore un investimento sicuro. I modelli della nuova gamma media sono il partner ideale per l'agricoltore, non solo per la produttività e l'economicità di esercizio, ma anche perché permettono di occupare piacevolmente le ore libere. Dopo aver ripiegato la leva del selettore di gamma, in un attimo il sedile diventa un ampio divanetto. Per trovare posto comodamente con la persona più cara.